31 ottobre 1928, Suor Faustina giunge a Varsavia nello stesso convento in cui si era presentata come postulante. L'incarico? Badare alla cucina, preparare da mangiare per 200 ragazze più le altre suore. La sua salute subito incominciò a peggiorare. Le superiori erano molto premurose, non le mancavano le medicine. Lei però non guariva, non migliorava. Inizia il tempo sgradevole delle incomprensioni da parte di alcune sue consorelle. Alcune persino insinuano che la malattia di Suor Faustina fosse fasulla, una sorte di simulazione, insomma, girava voce che fingesse di essere malata. Queste voci le diedero una profonda sofferenza e questo era soltanto l'inizio. Un giorno Suor Faustina si lamentò con il Signore perché si sentiva un peso per le altre suore. Gesù le disse: Tu non vivi per te stessa, ma per le anime, e le anime trarranno giovamento dalle tue sofferenze. La tua sofferenza prolungata darà loro luce e la forza di accettare la mia volontà. Quando una sorella anziana venne a sapere dello stretto rapporto di Suor Faustina con Gesù, le disse acidamente che certamente si ingannava, perché Dio si relaziona in quel modo con i santi e non con le peccatrici come lei. Non stupisce dunque che Suor Faustina iniziasse in qualche modo a diffidare di Gesù. Un giorno gli domandò: Gesù, non sei un'illusione? Il Signore rispose: Il mio amore non inganna nessuno. Tanto più le consorelle parlavano male di lei, tanto più in lei nascevano dei dubbi. Le superiore non riuscivano a darle alcun giovamento. Un giorno la superiora le disse: Temo per lei, sorella, non è forse un'illusione. È meglio che lei si rivolga a un sacerdote che la consigli. Neppure i confessori riuscivano ad aiutarla. Se nel frammento precedente abbiamo visto come Suor Faustina si è sentita misera, inutile, sempre stanca, una strana debolezza spirituale, fisica e mentale, questo è il periodo in cui Suor Faustina viene considerata come un'ossessa, come una persona posseduta da uno spirito maligno. La consideravano come una posseduta e la guardavano con commiserazione. In più c'era una cosa che non capiva e le dava molto fastidio. Ma perché Gesù le ordinava di riferire tutto alle sue superiore e le sue superiore non le credevano e la compativano come se fosse una persona che nutriva delle illusioni o si immaginava cose strane? Questo alimentava in Suor Faustina un forte pessimismo. Un giorno Suor Faustina disse al Signore: Gesù, ho paura di te, non è che tu sia un fantasma. Non mancavano gli incoraggiamenti e le prove d'amore da parte del Signore. Tra le più importanti è certamente quella avvenuta nell'aprile del 1929. Gesù disse a Suor Faustina che le dava il suo amore eterno. Una piena dichiarazione d'amore. Gesù le dava amore eterno affinché la sua castità rimanesse pura e incorrotta. E come prova che lei non avrebbe mai subito tentazioni della carne, egli si tolse la sua cintura d'oro e la legò intorno alla vita di Suor Faustina. Da quel momento ella non ebbe mai tentazioni contro la castità nel cuore e nella mente. Faustina stessa aveva implorato per anni quella speciale grazia per intercessione della Madre di Dio. Per questo motivo la devozione della religiosa per Maria, la Madre del Signore, da quel giorno si intensificò. Santa Faustina vive in modo straordinario il dono del fidanzamento, dello sposalizio mistico o matrimonio spirituale. È il più alto grado di unione con Dio che una persona può sperimentare in questa terra. Una
Questo dono è chiamato sposalizio perché l'anima è unita a Dio in modo speciale, come si amano lo sposo e la sposa. Si comprende così la parola di Dio. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nella benevolenza e nell'amore. Ti fidanzerò con me nella fedeltà e tu conoscerai il Signore.